Ciao a tutti, non so se va detto buonasera o buon pomeriggio, non so quando sarà l'evento. Comunque, siamo Francesco e Domenico e partecipiamo in modo virtuale, diciamo, a questo evento Open Mic. Io non mi sento italiano, non fra parentesi, quindi la domanda forse è: ti senti italiano oppure no? Grazie a tutti per l'organizzazione. Ci troviamo qua un po' per l'invito che ci è stato rivolto da mio fratello Gabriele Cingolani. Sono Francesco Cingolani. E io e Domenico, beh, stiamo a Madrid. Quello dietro di noi è il Palazzo Reale. E questa è la nostra pausa pranzo. Lavoriamo qua vicino in uno studio d'architettura. E niente, forse raccontiamo un po' come ci siamo conosciuti anche e la nostra storia di italiani all'estero. Allora, io, no, entrambi siamo all'estero da circa 9 anni, quasi 10, e ci siamo conosciuti quando abbiamo fatto l'Erasmus insieme a Parigi. E insomma, vabbè, l'Erasmus è un'esperienza che molti fanno, nel senso che questo è per dire che non siamo esiliati o scappati via per motivi, perché il nostro, cioè, per motivi molto forse più leggeri, e abbiamo fatto questa esperienza e poi ci siamo trovati bene, o comunque avevamo voglia di approfondire e siamo rimasti all'estero. Quindi io personalmente ho vissuto 8 anni a Parigi e da circa un anno quasi sto qua a Madrid dove lavoro insieme a Domenico. Ti lascio presentare anche a Sì. te. Bene, io direi quasi che io mi sento più esiliato forse di Francesco. Cioè, quando io ho cominciato l'Erasmus, probabilmente molte persone lo fanno più chiaramente per motivi forse meno Politici. monopolitici. Nel mio caso non erano motivi politici. Comunque quando nel 2002 ho deciso di fare l'Erasmus e andare a Parigi, ero comunque in una situazione che mi vedeva molto stanco un po' della situazione in cui ero, che ci tengo a dire, penso che non aveva niente a che vedere con temi personali, no? Più che altro ero stanco. Io vivevo a Roma, studiavo a Roma, io sono di un paesino molto piccolo della provincia di Frosinone, vado a Roma a studiare e dopo 4 anni, sinceramente, la situazione romana non mi piaceva per niente, l'università nemmeno, quindi andare via era quasi, insomma, lo sentivo come una possibilità di uno spiraglio, un respiro, no? Un respiro d'aria in più, no? E poi chiaramente penso come Francesco, Io invece, ci siamo. no, io è bello perché per me è proprio tutto il contrario. Diciamo che io la coscienza politica o per la situazione italiana anche l'attenzione l'ho acquistata stando all'estero. Cioè, io sono andato a Parigi più per motivi personali, ero stanco un po' non so, degli ambienti culturali, ma non tanto legati alla politica. Poi, vabbè, c'era anche una ragazza di mezzo, quindi sono un po' scappato via. Per questo, e quindi no, cioè, è divertente vedere, no, che c'è questa differenza. Cioè, adesso ci ritroviamo un po' nella stessa città e soprattutto un po' anche condividiamo la visione sull'Italia, no? E che forse adesso cerchiamo un po' di spiegare qual è. Sì. Non so se cominci tu o comincio io. Dipende se vogliamo vincere male o bene, insomma. Cominciamo bene, quindi Ok. comincio io. No, io forse l'unica cosa che ci tengo a dire è che questa cosa, la prima reazione che io ci ho avuto quando davanti alla domanda ma tu ti senti italiano oppure no, la risposta immediata è stata sì, io mi sento italiano. Poi pensandoci qualche minuto, nemmeno tanto, mi sono reso conto che forse essere italiano è un concetto un po' astratto, cioè nel senso, quindi forse qualsiasi stato è una cosa astratta, imposta, non lo so. Cerco un po' di spiegare che intendo per astratto. Io e Domenico lavoriamo tutti e due
in un campo che è quello, ci abbiamo molto a che fare con internet, con i social network, lavoriamo molto con le relazioni virtuali e questo negli anni ci ha permesso innanzitutto di mantenere un contatto molto stretto. Nonostante io fossi a Parigi e lui a Madrid, e allo stesso tempo di mantenere un contatto stretto con la gente del paese nostro in Italia, gente che vive in altre nazioni europee, eccetera. E quindi questo lo possiamo chiamare un'espressione che è stata utilizzata per prenderci in giro nel passato, cioè il respiro internazionale, no? Cioè questa specie di capacità, no capacità, forse privilegio o comunque situazione di stare un po' in mezzo a un ambiente che non è quello geografico ma che è più vasto, no? Che quindi è la Francia, l'Italia, la Spagna, un po' stiamo in questi tre stati forse allo stesso tempo e questo secondo me quello che ha fatto è cioè rinforzare in qualche modo il legame nostro col paesino, cioè o con un intorno molto piccolo. Che non è assolutamente l'Italia, ma che è forse più il paese dove siamo nati, la famiglia, gli amici stretti, cioè, quindi tutto questo per dire che io quando dico che mi sento italiano in realtà è molto legato alle mie origini, in realtà mi riferisco più a una cosa più forse spirituale, non lo so, proprio il legame con la terra, con le colline marchigiane, con il paese dove sono nato e che quindi quando, cioè per esempio quando prima dicevo a Dome, no, venendo qua, che cioè quando io vado a Torino non mi sento molto più straniero, molto meno straniero che non so a Parigi o per esempio qui a Madrid. Quindi non so tu che pensi di questa cosa qua. Ah, Domenico, questa la chiamo, non so se tu la chiami così, comunque è la condizione global, Sì, no? sì, sì. Che è global e local allo stesso tempo, quindi forte dimensione internazionale, ma allo stesso tempo un attaccamento forte al posto da dove veniamo e alla gente che conosciamo lì. Sì, guarda, io riprendo il discorso un po' dal tema di mi sento italiano, non mi sento italiano, no? Realmente quando se te lo domandano non ci pensi nemmeno 2 secondi, sì, sono italiano, no? Però è vero che quando dopo ti prendi giustamente un respiro e ci pensi un po' più sopra, ti rendi conto che chiaramente questa italianità, suppongo che è qualcosa che è successo a noi, ma anche a moltissime altre persone, negli ultimi 9-10 anni è un'italianità che si è sviluppata all'estero, no? E questo è qualcosa di. Cioè io la mia italianità l'ho sviluppata e nel momento in cui stavo sviluppando anche un po' la mia personalità, no? Quindi non so, in realtà non mi rendo conto che significa tutto ciò, però sicuramente è qualcosa di diverso, no? Penso che rispetto ad altri momenti della storia in cui magari io penso per esempio ai miei bisnonni, che magari sono emigrati negli Stati Uniti e loro hanno conservato sempre dentro la loro italianità, però bloccata nel tempo, no? Loro erano italiani, l'Italia evolveva, si sviluppava socialmente, economicamente, eccetera, e loro invece conservavano nella propria mente una italianità bloccata magari negli anni 30, non so, 40. Ecco, noi invece stiamo vivendo una italianità differente, no? Un'italianità, come diceva prima Francesco, glocal, nel senso che noi conserviamo continuamente relazione con l'Italia e soprattutto con il nostro paesino d'origine, il mio è anche un piccolo paesino, 1800 abitanti, ci conosciamo tutti. Quando rientro, le persone magari più anziane mi domandano: ma è tanto tempo che non ti vedo, dove eri, che fai, no? Cose di questo tipo. Però la relazione per esempio con la famiglia, con gli amici, è una relazione che comunque si sviluppa nel tempo e probabilmente, suppongo che, non so, ci aiuta un po' a tenere questa italianità, a sviluppare questa nuova italianità da fuori, no? Noi ci potremmo chiamare quasi gli italiani da fuori, non so Sì, come. fra l'altro proprio l'altro giorno parlavo con Valentina e praticamente dicevamo questa cosa, lei mi chiedeva ma tu negli italiani, credi negli italiani, che pensi degli italiani, del futuro dell'Italia?
E io dico, ho risposto subito, no, no, io ci credo negli italiani. E poi ci ho pensato un attimo e ho pensato che gli italiani in cui credo e quelli che frequento sono italiani che non stanno in Italia, cioè tu o gli amici, che ne so, gli italiani che ho conosciuto a Parigi, gente comunque che forse trasmette una sensazione che è appunto, o comunque un'immagine che è quella dell'italiano all'estero, non quella dell'italiano che vive in Italia, che noi due forse quasi non conosciamo, no? Conosciamo da stranieri, cioè nel senso quando andiamo lì e vediamo la gente, eccetera. Poi, cioè, per esempio, una cosa che spesso si chiede a noi che stiamo fuori è, tra l'altro non so se è una delle domande anche del testo dell'evento, cioè che si potrebbe fare per migliorare la situazione italiana, no? Innanzitutto io personalmente devo dire che, cioè, cioè non sento che non è che sto in Italia perché la situazione è brutta, semplicemente io sto altrove perché ho trovato cose che mi piacciono altrove, cioè, non ho nemmeno la presunzione di poter pensare a cosa risolverebbe il problema italiano. Quello che so sì è che quando penso all'Italia penso a un paese molto bello che come dicono in spagnolo se lo stanno cargando, cioè lo stanno distruggendo, e questo sì mi dà rabbia, tristezza e cioè non so, forse Domenico ha delle idee più concrete su come potrebbe migliorarsi la situazione italiana. Boh, ma più, forse più che più concrete, più critiche. Approfitto per rispondere anche alla domanda magari di Valentina. Credo fermamente che negli italiani e che in realtà vivremo in Italia nei prossimi 10 anni cose molto interessanti, anche se probabilmente saranno dal mio punto di vista forse gli anni peggiori, però sono convinto che noi abbiamo sviluppato, giustamente come italiani, più che sviluppato, diciamo, abbiamo conosciuto delle situazioni talmente oppressive, talmente tanto poco giuste, e soprattutto dal punto di vista dei giovani, cioè un paese completamente bloccato, un paese vecchio, che ci ha permesso a noi giovani di vivere e di capire alcuni processi, alcune cose che comunque hanno causato probabilmente questa situazione italiana, di reagire, no? Ci ha permesso a noi giovani, penso che noi adesso, durante una prima fase, un po' di, forse eravamo un po' sbalorditi, non sapevamo bene per dove andare. Magari sviluppare il lato più furbesco italiano, il lato più onesto probabilmente, proprio perché non in malafede, proprio perché la situazione è difficile, uno deve andare avanti, deve costruire la propria vita, il proprio futuro, non sa mai bene dove tirare, per dove andare, no? Penso che dopo un primo tentennamento che sembrava spostarci verso la furberia, in realtà penso che il paese si stia spostando dall'altro lato. E non ha niente a che vedere con l'aspetto globale, della politica italiana, non c'è niente a che vedere realmente. Infatti, probabilmente tutto ciò che noi vediamo in televisione, la politica, i personaggi, non ha niente a che vedere. Cioè, questo cambiamento sta nascendo proprio dal basso, dalle relazioni umane, dal modo di intendere proprio la vita di tutti i giorni, di stare con gli amici, di lavorare. E fare qualcosa in cui realmente uno si sente anche eticamente, no? Eticamente, come possiamo dire, coinvolto, no? Non è semplicemente magari guadagnare soldi, guadagnare da vivere, ma cominciamo a vedere che probabilmente è necessario fare sempre le due cose insieme. Non è, no, guadagnando solo da vivere, alla fine ci si rende conto Che che non è. poi questa è una cosa bella perché penso che in particolare in Italia adesso, vabbè, la crisi mondiale, economica, eccetera, ma in Italia si somma forse la crisi politica, no? E generazionale, cioè penso che
la maggior parte della gente giovane, comunque fra i 20 e i 30 anni che conosco in Italia, molti stanno proprio persi rispetto al futuro, che faccio, che non faccio. E secondo me quello di domenica è un po', cioè, forse bisognerebbe approfittare del fatto che non ci stanno direzioni e fare quello che uno veramente, cioè, vuole. Nel senso, io mi ricordo che il consiglio più bello che mi hanno mai dato, che poi è il padre di Juan, che è un amico nostro, che mi ha detto: fai sempre quello che vuoi. Cioè, che sta cosa qua, no, penso che adesso è particolarmente vera anche in Italia, cioè, perché la situazione è talmente priva di direzioni sicure. Cioè, che ne so, io mi ricordo 10 anni fa, quando ci siamo iscritti all'università, dicevano: io sono laureato in ingegneria e architettura, no? Dicevano: questa università è durissima e alla fine, quando esci, ci avrai sicuramente lavoro. Adesso non è più vero niente, tant'è, poi qua in Spagna ancora meno. Quindi, cioè, secondo me questa cosa bisogna approfittare di questa cosa, ecco. Fra l'altro volevo citare che questa cosa che ti ha detto il padre di Juan in realtà è una citazione a sua volta di Sant'Agostino che dice ama e fai ciò che vuoi, no? Ok, Che è chiaramente qualcosa che possiamo condividere chiaramente. No, sì, questa citazione cattolica che non dovrebbe, c'è niente a che vedere con la mia vabbè. con la mia personalità, non c'è niente a che vedere, però quando una frase è fatta bene, no? E, no, il fatto, ne parlavo anche ieri in un incontro, che è qualcosa che è vero non solo in Italia, per la prima volta in realtà nella storia moderna, diciamo, contemporanea, sta succedendo qualcosa di triste, però anche interessante allo stesso tempo, cioè la generazione dei nostri genitori ci hanno regalato un mondo di merda, scusate l'espressione, però, e loro se ne stanno rendendo conto, no? Cioè, per la prima volta nella storia una generazione regala alla generazione successiva un mondo peggiore, cioè la prima volta che invece di essere un miglioramento continuo c'è invece un peggioramento. Però allo stesso tempo ciò che sta succedendo è che i parametri sui quali si sono basati anche l'educazione dei nostri genitori, oggigiorno sono completamente differenti, io direi anche incluso inesistenti, nel senso che non abbiamo più referenti, però invece di dire quello che si dice sempre, no, sti giovani non c'hanno ideali, non c'hanno religione, niente, la cosa invece fantastica è che noi ce li stiamo costruendo adesso, questi punti di riferimento, cioè li stiamo costruendo noi, non compriamo più niente, non vogliamo più niente, cioè non vogliamo qualcosa che ci viene dato, perché sappiamo che questa cosa che viene dal passato non corrisponde a quello che stiamo vivendo noi adesso. Noi ce lo stiamo costruendo. E qui penso che mi ricollego un po' a quello che dicevo prima, al fatto che noi costruiamo l'italianità dall'estero. Probabilmente non è niente di eccezionale, è semplicemente contemporaneo. Sì, cioè, infatti sì, cioè, forse se capisco bene quello che ha detto Domenico, che non so tanto sicuro, è che, cioè, non è che perché noi stiamo all'estero allora stiamo, sì, vivendo una situazione particolare, ma non facciamo niente di speciale. Cioè, stare all'estero o fare le cose in un posto delocalizzato probabilmente è semplicemente una situazione contemporanea. Proprio oggi al lavoro vedevo che uno degli studenti che segue i corsi che facciamo li sta seguendo dall'Italia, cioè, nel senso che ormai, soprattutto in Europa, noi abbiamo anche questa fortuna di non avere frontiere, diciamo, fra virgolette, o comunque di essere molto più aperti. E penso che tutti un po' stanno vivendo la stessa cosa. Penso che tutti di voi conoscono, stanno in contatto con gente all'estero, e questa qua è semplicemente un modo nuovo e contemporaneo di vivere i problemi, di vivere anche l'italianità. Cioè, un po' quello che stiamo dicendo è che sentirsi italiano oggi è una cosa molto diversa da quella che poteva essere, appunto, alla generazione dei genitori nostri, no? Niente, non so se ci stiamo dilungando, però. No, forse infatti basta, perché vabbè, comunque lasciamo spazio a quelli che sono presenti. L'unica cosa che volevo dire è: scusate il nostro italiano, perché stiamo da Il tantissimi. mio è peggiore, Sì, ecco. sì.
Stiamo da tanti anni all'estero e forse no, questa cosa non giustifica, però diciamo che parliamo meno italiano di quanto parliamo spagnolo o nel caso mio il francese, quindi niente. In bocca al lupo a tutti e saluti da Madrid. Sì, io finirei con complimenti comunque per l'iniziativa, ci ha fatto piacere comunque poter partecipare da fuori, no? Insomma, questa italianità locale. Saluti, Grazie, ciao. ciao.